Per l'Italian Heritage Month, il provveditorato delle scuole pubbliche di Toronto ha organizzato alla scuola Park Lane una serie di letture di poesie e di racconti dal libro I Called My Grandmother Nonna di Bruna Bertoni. When the teacher asked me what my grandmother's name was, I said, I don't have a grandmother. I was very upset. Parla della nonna e quello che fanno insieme con la bambina, con la loro nipotina, vanno a fare la spesa, gli racconta delle storie e vivono insieme, vanno a passeggiare, a trovare la loro amica. E una particolarità delle nonne italiane. Esatto, esatto, esatto. E parlano l'italiano. Questa è una scuola di bambini con disabilità, sì. Tu hai lavorato in questo campo, cosa sì. Pensi? Beh, questa è una cosa, una bellissima iniziativa, ci serve questo per loro, anche questi che sono bambini, ma anche quegli adulti che hanno la developmental disability, è importante di fare queste cose e farli anche conoscere il loro background, da dove vengono, da dove sono nati. La preside della scuola Park Lane, Simona Emiliani, è di origine italiana, è nata a Isola del Liri in Ciociaria. Simona, lei ha portato la sua italianità qui in questa scuola per l'Italian Heritage Month? Penso proprio di sì, noi italiani abbiamo questa passione per connetterci con gli altri e in questa scuola specialmente noi ci connettiamo sempre con tanto amore e proprio come una grande famiglia, come una italiana. We're very excited to come together today, we're kicking off Italian Heritage Month! L'Italian Heritage Month è stato riconosciuto dal Toronto District School Board dal 2012. Il tema di quest'anno è Sharing Our Stories and Embracing Our Future, condividere le nostre storie e abbracciare il nostro futuro. Lo fate tutti gli anni questo Italian Heritage Month qui alla vostra scuola? Sì, noi lo facciamo tutti gli anni e a volte include, quest'anno per esempio, include sentire una storia, altri anni include video, altre storie, fare dei poster, abbiamo sempre della musica, abbiamo anche persone che poi fanno della cucina e pranzi per tutti quanti. L'evento è stato organizzato in collaborazione con Lorraine Spina, una consulente per l'insegnamento a studenti con disabilità. I wanted to connect the students and particularly the students at this school with some of the ideas of our Italian heritage. Everyone has grandparents and they can connect to that, but just understanding some of the ideas of our Italian heritage is nice for the kids to hear about. Daniela Sansone, Omni News, Toronto.